Bene, benissimo. Mamma mia, che prestazione oggi, super 3-0 contro la Lazio. Ha vinto la Lazio, però l'immortacci vostra, oh, l'immortacci vostra. Non è possibile perdere 3-0 così contro la Lazio. Oggi nulli, inesistenti dal primo all'ultimo. Oggi hanno toppato tutti. Fonseca oggi ha toppato alla grande. Nel secondo tempo ti dovevi mangiare vivi dopo che nel primo tempo fai una prestazione di merda che gli regali due gol clamorosi di Bagnets, che io non so, mi vai a levare gente come a Veretout, cioè che era l'uomo che era in più che ti fa il centrocampo, gli regali la partita. Oggi nessuno è indifendibile. Una prestazione di merda collettiva. Abbiamo perso contro la Lazio che gioca un AKP Pro. Ut Radu che ancora gioca. Radu Murici contro sta gente. Oh! Non è possibile. Oggi te ne devono andare a fanculo da tutti, dal primo all'ultimo, se ne devono andare a fanculo. Perché oggi è stata una prestazione di merda, perdere 3-0 con la Lazio, dopo la Lazio 4-0 con l'Atalanta, 4-1 con l'Atalanta, 4-0 col Napoli, contro hai pareggiato col Milan 3-3, hai pareggiato con la Juve di merda che ci vince la Fiorentina, il Genoa in Coppa Italia ce la stava in cartà. Oh, hai pareggiato con l'Inter, che Conte si è suicidato, Conte in quella partita si è suicidato facendo cambi di merda. Stasera ti sei fatto incartare la palla dalla Lazio, la partita che non dovevi toppare, l'hai toppata perché questa è una partita pure psicologicamente che ti abbatte. Ma noi tifosi della Roma, noi che fuori lo stadio al pullman incidiamo e cantiamo. Ma non vi fate schifo a fare una prestazione oscena di merda? Oggi hanno sbagliato tutti. Fonseca ha fatto i danni oggi. Ha fatto i danni. Ha fatto i danni, ha fatto. Nel primo tempo hai preparato anche bene la partita. Ma Ibañez fa un errore che manco in quarta categoria, che non esiste negli amatori. Fa un errore del genere e il secondo gol si ferma quando piamo gol. Quando piamo gol, si fermano i giocatori. No, si fermano. Non era rigore quello là. Ma perché te fermi? Che poi il secondo gol doveva essere annullato. Perché per regolamento, per me doveva essere annullato. Ma sti cazzi. Oggi abbiamo fatto una prestazione di merda. Di merda, mi fermo un attimo che sennò mi pia un infarto stasera. Ma comunque non è possibile una cosa così. Fonseca nel secondo tempo, ha tolto Veretout, che era il giocatore più forte a centrocampo, che non stava facendo una cattiva partita. Non un eccezionale, ma mi levi lui per mette coso. Mi levi lui per mette Pedro che ci sta, che doveva giocare, e non mi levi Pellegrini. Pellegrini ha giocato 90 minuti, Pellegrini. Chi mi difende Pellegrini non capisce un cazzo. Pellegrini, che oggi ha fatto cagare, ha fatto i danni Pellegrini, ha fatto i danni. Non c'era Pellegrini, non c'era, un giocatore limitato, è mediocre, non è da Roma, non è da Roma. Dzeko oggi inguardabile, Dzeko oggi inguardabile, ha sbagliato tutto, tutto. È una cosa che Fonseca mi deve capire, mi deve spiegare. Perché non ha tolto Ibañez nel primo tempo? Perché non ha tolto Ibañez? Quando c'era Kumbulla che le ha pagato 30 bombe dal Verona, oggi Ibañez in difficoltà. Lazzari oggi era Ramos. Affanculo, era Dani Alves oggi Lazzari. Orco, ogni tifoso della Lazio che ti dice Lazzari è una merda. Oggi Lazzari si è stuprato Ibañez. Non era in partita. Ma mettimi coso? Mettimi Kumbulla, no? L'hai comprato 30 bombe. Gioca a centrosinistra. Mettimi Kumbulla, no? Oggi non ci hai capito un cazzo. Io mi sono veramente rotti i coglioni. Mazza, oh, 3 punti in tutte le partite dei big match. Non abbiamo vinto un cazzo di big match.